Surfight viaggiano nel tempo, veloci quasi più del vento, grandi eroi pronti in un momento per cambiare destino all'umanità. Aqualand Sky, Big Time, sono questi i mezzi dei Tansor 5, pronti per partire all'avventura tra passato e futuro. Vai Tansor 5! Tansor 5, l'avventura nella scienza tu vivrai, nel passato e nel futuro viaggerai, quante civiltà incontrerai. Dai vai, Tansor 5, Tansor 5, l'avventura nella scienza tu vivrai, quanti pericoli e misteri incontrerai, cinque ragazzi qui con noi. Dai vai, Tansor 5. Circa un secolo fa, nel cuore della giungla, davanti al Golfo del Messico, venne ritrovata una misteriosa scultura in pietra raffigurante la testa di un uomo. Quando la notizia del ritrovamento raggiunse il mondo civilizzato, un gruppo di archeologi si avventurò nella zona del ritrovamento per studiare il misterioso reperto archeologico. Così vennero ritrovate altre antiche sculture e un considerevole numero di quelle teste. Le une e le altre risalenti, secondo gli archeologi di quella spedizione, alla civiltà Almecca. La Almecca è la più antica civiltà messicana. Moltissimi secoli fa, questa civiltà era già molto avanzata e sapeva di scienza, di astronomia e di matematica. Ma queste enormi teste di pietra erano rimaste avvolte dal mistero. Raffiguravano forse un dio? Servivano a spaventare i nemici? Erano una dimostrazione di potenza? Il mistero durò a lungo, finché un giorno, durante una crociera... Va bene il viaggio, mademoiselle? Oh, benissimo! Era da tempo che non facevo un viaggio così piacevole e rilassante. Oh! Attenzione, pericolo! Radunarsi sul ponte e indossare il salvagente. State calmi, non urlate, non fatevi prendere dal... ferito. Fa un freddo da morire, mi sento tutta gelata. Quella è una scultura al Mecca. Sto sognando. Sto rabbrividendo dal freddo. Tra poco saremo congelati. Il freddo è troppo forte. Emergenza! C'è stato un naufragio, molte persone sono in pericolo. Eh? Com'è successo? Una nave da crociera, anche Rui era su quella nave in vacanza. Rui, veniamo subito ad aiutarti. Forza, Ryu, non perdiamo tempo. Io non mi muovo da qui. Cosa? Ma che dici, Johnny? Vuoi lasciare Rui nei guai? Proprio così, Daiki. Io non ho alcuna intenzione di occuparmi di un banale naufragio. Intervenire per salvare quelle persone è compito di altri, non credi? Sei un egoista, Johnny, e io ti disprezzo. La cosa non mi tocca. Sei un vigliacco. Non farlo, Daiki. Lasciami fare, Ryu. La sua cattiveria merita una lezione.
Emergenza! Emergenza! Tutti i membri di Tansor 5 si riuniscano nel centro operativo. Forza, ragazzi! Muovetevi! Presto! Andiamo! Quando non ci sarà Ryu a proteggerti, ne riparleremo. Ok, Daiki. Sono sempre a tua disposizione. Vi prego di osservare attentamente lo schermo. Quella nave è la Kinselli, affondata nel Golfo del Messico a causa di un violento maremoto. Ma cosa è successo? La nave è ricoperta da una coltre di ghiaccio. Sembra impossibile, ma è esattamente così. Ma laggiù non esistono le condizioni perché si formi il ghiaccio. Non si tratta di un fenomeno naturale. La causa è in quella testa. Ehi, ma quella è una testa degli Almeca. Esattamente. È stato lui a passarci l'informazione. Si trovava su quella nave. Ma allora lui è viva. Me lo sentivo che stava bene. Una squadra di salvataggio è riuscita a prelevare tutti i passeggeri dalla nave. Mettetevi subito in contatto con Rui e cercate di far luce sull'accaduto. Con molto piacere, anche se farei volentieri a meno di un certo tipo. Eh? Allora potresti restare qui ad aspettarci, Daiki. Io ti rompo la testa, capito? Svelto, Daiki, dobbiamo partire. Non mi sfogo, quello lì mi farà venire l'ulcera. Vedo la nave! Eh? Ehi, sono qui! Ryu, Daiki, sono qui! Finalmente. Oh, non guardatemi così, mi fate arrossire. Salve, principessa. Come mai tanta eleganza? C'è stata forse una festa a bordo? Questo è troppo, adesso ti... Ti prego, Daiki. Ma hai sentito cosa ha detto? Non importa, Daiki, adesso pensiamo alla nostra missione. Innesto l'automatico e passiamo al controllo dati sul monitor. Emanava dalla bocca un'aria gelida. Vuoi dire che la bocca soffiava nel mare gas freddo? Sembra incredibile. Eppure è così, subito dopo il naufragio. La soluzione non è difficile. Basta distruggere le teste. Questo mai, Johnny, mai! E perché non potremmo farlo? Perché le teste rappresentano un patrimonio culturale. Le teste rappresentano un pericolo. Perciò distruggiamole. E io e voi ce ne torniamo tranquillamente a casa. Aspetta un momento, Johnny! Ci penserò io a farlo. Se le distrugge non la passerà liscia. È meglio che voi andiate dal Mecca per esaminare qualche testa. Ajim ed io terremo d'occhio Johnny. Ok! Okay. Sarà un gioco da ragazzi. Vediamo come te la cavi con questo. È colpita! Che diamine sarà quella nube? Johnny! Johnny, sta attento. Dentro quelle teste c'è una grande quantità di ammoniaca. Non ti preoccupare, Ryu. Ho capito. Torno indietro. Usando speciali raggi infrarossi abbiamo ottenuto questa radiografia dell'interno della testa. È piuttosto chiara.
Adesso vi spiego. L'ammoniaca si riscalda provocando una pressione all'interno e quindi una fuoriuscita di aria fredda. È il principio del frigorifero. Complimenti, Daiki. E non me l'aspettavo da quel tuo cervellino. Se non la piangi... Voi due smettetela una buona volta. Dobbiamo pensare al modo in cui fermare l'uscita dei gas. Giusto. Possono provocare degli enormi danni. D'altra parte, se distruggiamo le teste, l'ammoniaca si riverserà nel mare. L'unica soluzione è trasportarle altrove e poi distruggerle. Emergenza, emergenza! Le teste si stanno muovendo, le avete sullo schermo. C'è una grande moria di pesci. Anche la vegetazione colpita dall'aria fredda è agonizzante. Dobbiamo trovare in fretta il modo di neutralizzare quelle dannate teste. Tornate al passato e cercate di scoprire l'origine di quei gas mortali. Su, muoviamoci. Sappiamo che non possiamo distruggerle, eppure dobbiamo fermare quei gas. Forza allora, che aspettiamo? Coordinate 91 e 7, dato temporale 1200 avanti Cristo. Si parte per Almecca nel Messico. Eccoci al Mecca e sta certa che scopriremo il mistero delle teste. Guardate, tutte le teste sono rivolte verso il mare. Giusta osservazione. Hajime, chissà perché. È un Ceratotaurus. Cosa c'è, Hajime? Il muro è bollente. Ah, guardate le bocche delle teste! Guardate! Stanno cerchiando. Anche sulle barche ci sono delle teste. Neruta lei. Dunque le teste erano un'arma contro i nemici di ogni specie. Ryu, io sento freddo. Anche quella povera bestia avrà freddo. Devono smetterla di torturarla. Torniamo al Tansor Time, Daiki. E che ne sarà di quell'innocuo bestione? Moriremo congelati anche noi. Ryu! L'aria si fa sempre più fredda. Io sono già al limite. Via, presto! Ce ne sono altre! Eh? Ryu, siamo circondati! Stiamo per fare la sua stessa fine! Ma perché non lo lasciano in pace? Piuttosto di inveire, fatti venire un'idea. Terminare quei dannati torturatori è l'unica cosa che avrei voglia di fare. Guardate, è Sky Tanso. Sbaglio o siete leggermente nei guai, amici? Pezzo di idiota, ma ti pare il momento di scherzare? Cala giù la scala, Johnny. Agli ordini, signore. Cala, cala la scala e quando sono su ti farò vedere io. Calo la scala. Sbrigati! Ma la strapperà! Ho freddo, non esisto più. Tieni duro, Hajime. Questa non ci voleva proprio. Sto arrivando, amici. Tenete duro.
Svelto, Johnny! Ajime sta male! Arrivo! Torei Bida! Torei Bida! Torei Bida! Guardate, si sono inginocchiati e abbassano il capo di fronte a Sky Tanso. Pensa tu ad Ajime, Daiki. Ok. Stiamo salendo! Tocca a te, Rui. Rui! Scusami, Ryu, sono scivolata. Rui! Hai le mani piegate. È una sciocchezza. Ryu! Brigati! Sky Tanso sta per congelarsi. Arriviamo! Cosa fai? Non puoi salire con quelle mani. Studiamo un piano d'azione. Lasciate fare a me. Catturerò uno di loro e poi cercheremo di interrogarlo. No, niente violenza. Hai un'idea migliore? Se ce l'hai, dilla. Altrimenti lasciami agire di testa mia. Io ce l'avrei un'idea. Questa gente si è inginocchiata in adorazione di Sky Tansor, vero? Sì, Ajime, come di fronte a un dio. Hai detto bene, Daiki, proprio come fosse un idolo. Ecco, guardate qua. È un'immagine sacra degli Almecca. Se osservate attentamente questa figura, vedrete che essa rappresenta uno strano essere per metà uomo e per metà giaguaro. Con questa immagine la civiltà Almecca rappresentava simbolicamente la sua forza che è nel giaguaro e la sua intelligenza che è nel volto umano. Cerca di arrivare al punto, Ajime. Il punto è che non potevano volare. Non potevano volare, ebbene... Se non vado errato, provarono molte volte a costruire macchine in grado di volare. Esatto, Johnny. E poiché la popolazione degli Almecca era molto orgogliosa di se stessa e del suo progresso, il fatto di non riuscire a inventare macchine in grado di volare li aveva convinti che solo un dio poteva esserne all'altezza, capite? Quindi ai loro occhi noi saremmo degli dei? Proprio così. Viaggiando su una macchina volante, noi li appariamo come divinità. Bene, se ci hanno scambiati per degli dei, potremmo presentarci a quella gente e chiedere loro il segreto delle teste di pietra. Che stupida idea. Io te... Fermo, Daiki. Stai attento. Johnny, devi smetterla di provocare Daiki. Ma che succede? Sento di nuovo un gran freddo. Lo sento anch'io. Credo di capire cosa succede. Anch'io. Siamo il potente popolo degli Almecca, invincibili figli del giaguaro. Mai abbiamo perso una battaglia e da ogni guerra siamo tornati vincitori. Ryu, dove vuoi andare? Vado a mettere in pratica quella stupida idea. Io sono il capo di Tansor 5 e ho la responsabilità delle vostre vite. Bravo. Allora vengo anch'io. Lui è il capo, ma non mi piace che gli altri rischino la pelle per me. Vengo anch'io. Sarà meglio di no. Con quella faccia, come potrebbero scambiarti per una divinità celeste? Stavolta non perdete tempo in chiacchiere. E tu, Daiki, tieniti pronto a mettere in azione Tansor Time per quando ritorneremo. Va bene, Ryu, come vuoi. Ciao, Dio. Stranieri invasori, vi distruggeremo tutti quanti. Sta tornando. Dobbiamo dargli un saggio del nostro potere. Farò saltare un paio di quelle teste. Penseranno a una specie di ira divina. Voglio che pensino proprio questo. Il dio è adirato con noi e ci colpisce. Non distruggerci, abbi pietà. Li hai spaventati abbastanza, sono tutti in ginocchio. Fermate le bocche, il dio è adirato con noi. Guarda, con quel liquido bloccano i gas freddi. Che cos'è quel liquido? Io mi inginocchio e vi adoro, dei che scendete dal cielo. Alzati e rispondi. Capo, cos'è questo? Male che vada, abbiamo questo campione. Potremo esaminarlo. Ryu, siamo nei guai! Ryu, ritornate subito. L'aria si è raffreddata e tutti gli strumenti segnalano che è in arrivo un violento ciclone. Gli dei sono adirati con noi! Andiamo via, prima che il vortice trascini anche noi.
Pronti a partire, Daiki, e subito! Ok. Dunque, alcune teste finirono in mare trasportate da violenti cicloni e altre vi affondarono durante le battaglie. Ritornati al presente, i membri del Tansor 5 analizzarono il misterioso liquido riportato dal passato. Risultò trattarsi di una banale sostanza contenuta nel cactus, pianta che cresce abbondante nel Messico. Scoprirono anche che le teste avevano preso a muoversi e a soffiare per un maremoto causato da fuoriuscita di magnesio dalle teste stesse. Ora bisognava concludere l'operazione affinché le teste non rappresentassero più un pericolo per la flora e la fauna marine e per i viaggiatori. Bisognava distruggerle. Fu Hajime che pensò di preparare dei proiettili con una speciale testata contenente un condensato chimico del liquido dei cactus. Bravo, Jimmy, hai fatto un buon lavoro. Non c'è male. Viaggiano nel tempo, veloci quasi più del vento, grandi eroi pronti in un momento per cambiare il destino all'umanità. Aqua Land Sky, Big Time, sono questi i mezzi dei Tansor 5, pronti per partire all'avventura tra passato e futuro. Vai Tansor 5! Tansor 5, l'avventura nella scienza tu vivrai, nel passato e nel futuro viaggerai, quante civiltà incontrerai, dai vai, Tansor 5, l'avventura.